Bentornati sul canale del Blaze, siamo qui con Flavio Palumbi, che finalmente ha fatto top all'ICS, quale? Di Düsseldorf 1. Quello da 2500 persone. Inquadriamo rapidamente il figlio al prodigo K dell'NSF e poi Sandri, che è una presenza continua delle profile del Blaze. Allora, hai deciso di portare Sky Striker perché? Allora, è l'ultimo mazzo che avrei voluto portare, sincero, ma è l'unico mazzo che avevo. Ho giocato Sky Striker perché comunque, essendo meta vario, è comunque il mazzo che si gioca meglio. Ho detto, vabbè, magari se c'ho fortuna negli abbinamenti, così è stato. Che mazzi hai beccato in generale? Ho preso, non mi ricordo bene, ma 4-5 Salamandrit, sì? 4-5 Sky Striker, due Thunder Dragon, mi sa, e una Timuri. In top 64 hai battuto Quincy con? 64 Quincy con Salamangrit, top 32 ho battuto Trickstar e ho perso da Danger di Thomas Rose. Alla terza ho preccato. Ok, allora, diciamo che Militano e Barone ti hanno aiutato con la lista, quindi questa è la lista Regno delle Due Sicilie Sky Striker. Vai. Un ringraziamento speciale a Gianni Barone perché ho giocato praticamente la sua lista e fino a ieri sera stavo in coma. No, Andrea Militano e Gianni Barone sono stati molto bravi. Sì, sono stati abbastanza bravi. È un team per questo, senza la felpa, però vabbè. Vai, parti. Partiamo con questa lista originale. Allora, un Terran Formare in fondo, sì. Poi ho giocato 3 Ash, sì? 3 Baylor, Secret le Ash, figo. 3 Impermanence perché erano le più versatili, erano buone contro tutto, a differenza di Ogre che magari contro sì, un randomica matchup tipo Salamangreat se non partono. Quindi anche questa è bene perché alcuni sono lamentati. E questa, beh, la stessa cosa di Baylor alla fine, dato che Shared non la giocavo di main, quindi fa la stessa identica cosa e non si becca. Ci sta, ci sta. Beh, è l'unico mazzo che non può giocare Phantasmay, quindi. Vabbè, le limitiamo una buona volta. 3 di queste perché okay. Voglio sempre partire, dato che ci bricco molto questa mazza, 3 di queste. Madonna. Le mono, non ho giocato l'equip. Falle vedere meglio. Non sì, ho giocato okay. L'equip perché ovviamente fa schifo, è sì, solamente sì, un brick sì. In più. Questo è forte contro Salamagna, questa basta uno. Ok. 3 ancora. Ah beh sì, ce ne stavamo dimenticando. Anche non giocare. Sì. Babba, 3 perché? 3 foolish perché comunque contro Salamangreat quando vai secondo, stessa cosa contro Thunder, bisogna di avere 3 magia cimitero per ripartare il campo e rubare un segnamolo, altrimenti ci prendi OTK tutte e 2. È comunque un modo per vedere engage, dato che gioco potenzialmente 5 terreno, perché gioco anche terraforming, se ne pesco 2, male che va una alla spalla. Però contro Tommaso Rosa hai visto Metal Foes e 2 foolish. 2 di queste e una di queste. Bravo. Roll e gol booster e sono stato tutti cappato alla Danger Orcus. Vabbè, e dai. Questa, sì, per i turni. Questa. Queste perché sono limitate, sì, semi limitate. E per evitare a best card. Iscrivetevi alla pagina Facebook preferita a Twin Twister di main in quanto contro Danger Danger Tender Twin Twister è completamente morto, questa la tiri sulla terreno. Ah sì 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 sì, sì. Ti aiuta a fare giro più facilmente anche sulla spella di Azathoth in stand by. Sì, anche perché contro Salamangreat di solito te ne setta una, la fai contro la terreno su terra, quindi mi sì, sono sì. Trovato bene. Ovviamente il Twin Twister 40, 41, quant'è? 40. La Brides che è mancata. Steve entra l'extra. Quante Queen? Una Queen. Fa schifo? Ma alla fine è forte solo contro Borgesword. Ma è forte da evocare quando fai terreno di rai e no, non c'hai target. Di solito faccio sempre questa perché okay. Me la tengo sì, per sì, sì. Approvo. K prova. Se non giocassi due ovviamente fare cani. Sì. Questo per vabbè. K, questo è stato fortissimo per perdere tempo sì. Quando devo dedicare a casa. Ah, Judge! L'hai fatto questo? Questo? No, Ninjiritsu. Sì, questo l'ho fatto sempre. Ninjiritsu control con tutti i roll. La giocata di Flavio Palumbo. Sì, questo è Flavio Palumbo Tech. Condition contro Thunder Dragon. Ah beh sì. E questi due si sì, per sta, perdere tempo quando. Stai andando a girare. Passiamo alla fenomenale side. Allora, sono forti? Sono questi. Che? Non li ho mai. Gli ho dati contro di meta. E basta. Vabbè, levano i flop. Sì, dai, servono solo a sta cosa. Questi, vabbè, li mettevo sì. Più o meno contro tutto andando secondo. Sì.
3 Shared, fortissima Mirror, Sam Lamangrid, non lo so, ma comunque va giocata. Se non giochi Ogre, questa ti serve comunque per il Mirror Match. Anche contro Salamangrea te la mettevi? Andando primo sì. Perché riprende dal cimitero. Mettevo quindi appunto 3 Shared e i Twin Twister. E Summon Limit. Ah, ok. Summon Limit che non l'ho mai pescata. Sono mie, tra l'altro. L'ho pescata solamente in più 10 quando c'avevo 3 ancora settate, non serviva un cazzo. E 3 Evelli non l'ho mai tirato. Evelli le usate? No, mai. Quindi non le giocheresti, insomma? No, non lo so, cioè sono state forti perché cioè, non mai pescate. Meglio Red Reboot in side. L'unica mancanza che ho sentito è stata appunto Ogre per il Mirror Match. Forse lo metterei al posto di Evelli. 3 Ogre o 2 Ogre al massimo, poi mettiamo una mono. Sì, no, Order tipo, vabbè. Allora un ringraziamento speciale a Blaze e al mio team anche. Ah sì sì sì. E un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato per la lista. Sì sì. Chiamo Sanzi, io, Militano, Barone. Barone soprattutto. E un saluto a tutti quelli che sono venuti con me. Ok. Salutiamo anche il padre di Flavio che ha fatto la storia. Flavio, 5.000 persone, mio figlio, era no, 5.000. Non l'ho visto, poi la vedrai. La vedrai. Allora, ringraziamo Flavio, finalmente la top con Sky Striker che mancava e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.